A Pescara si riaccende la polemica sui Tirreni, cosiddetti semafori intelligenti. Il sindaco di Pescara Carlo Masci accusa il Partito Democratico, ha fatto dietro fronte. Il primo cittadino in campagna elettorale aveva annunciato di volerli eliminare, ma a pochi mesi di distanza, smentendo a se stesso, ha affermato di volerli tenere per ragioni di sicurezza. Intanto il sindaco fa una clamorosa retromarcia perché in campagna elettorale aveva annunciato che avrebbero appunto spenti questi Tirred, e invece appunto non sono stati spenti e non saranno spenti per adesso. Ma soprattutto il sindaco ha sempre detto che non poteva mettere i contasecondi perché la legge lo impediva. Ebbene, a Chieti invece il prefetto pare abbia chiesto ai comuni proprio di installare i contasecondi. Vuol dire che se le regole valgono a Chieti e a Pescara e dovrebbero essere le stesse, anche a Pescara si può mettere i contasecondi. Per noi la sicurezza è molto importante. Ovviamente se le persone sanno quanto tempo occorre perché scatti il rosso, sicuramente si fermeranno. Se invece la sanzione è a tradimento, chiaramente diventa una mancata trasparenza da parte del comune verso le persone che guidano le macchine o gli autobus. Sono state incassate cifre importanti, in un anno oltre 9 milioni e 400 mila euro, nel 2004 si prevedono 11 milioni di euro di incassi con le multe. Sì, oggi il bilancio del comune nei fatti si regge su questi Tirred e per questo che sindaco Masci non riesce a smontarli. Lo va detto in campagna elettorale, il fatto che oggi confermi invece che non verranno smontati, a nostro giudizio, è stata una clamorosa marcia indietro ed è soprattutto un tradimento nei confronti dei pescheresi. Al di là della validità delle multe, sottolinea sempre il Partito Democratico, come può il Comune di Pescara corrispondere un canone per il noleggio dei dispositivi alla società fornitrice sapendo che non sono omologati ma solo approvati? Questa vicenda, sottolineano ancora gli esponenti del PD, ha ancora tanto da dire. Vogliamo raccomandare al Comune e ai dirigenti di verificare bene ogni aspetto contrattuale. Nel 2023 sono stati incassati 9 milioni e 400 mila euro con più di 80 mila multe e si prevede che nel 2024 in bilancio ne hanno previsti 11 milioni di euro, giustificando il fatto che la maggior parte sono state comminate non a residenti di Pescara ma persone che vengono a Pescara per lavorare o per venire a scuola. Questo che mi sembra comunque poco rispettoso nei confronti anche di chi dalla provincia è costretto a venire comunque in città per parcheggiare, per muoversi e per poter fare le proprie attività.